Carlo Martelli, che vedo in un angolo, arriva da Novare, si è preso la grandine, ora ci raggiunge e vi racconta un po' di siamo a Torino, ora parla il senatore Martelli. Vieni. Per i temi che noi partiamo tutti i giorni in Parlamento, sono vicini a Torino, diretta, per cui Carlo Martelli. Allora, siccome devo parlare di energia, parliamo di energia. Però prima io vorrei dirvi una cosa e vorrei che andaste a casa di tutti quanti. Non c'è più tempo. Non è più il tempo di aspettare un altro giro. Sapete quando uno dice, quella lì era l'occasione, ho perso l'occasione? Non è che la vita le occasioni te le continua a ridare. Allora, le occasioni vanno prese, vanno viste prima e vanno colte. L'occasione di un'elezione comunale va presa, perché questa volta forse è l'ultima volta. Chi di voi pensa, ma magari potrei dargli un'altra, sbagliato. No, questa è la vaselina. Questa è la vaselina. Se noi adesso sbagliamo, la prossima volta ci chiederanno la marca della vaselina che vogliamo, ma il resto dell'ingrediente l'avrà già messo qualcun altro. E questo vale in una città, vale in una regione, vale nell'intera nazione. Siccome noi parliamo sempre di democrazia dal basso significa partire dai comuni e partire dalle circoscrizioni o municipi come si chiamano. Perché? Perché è lì che si comincia a fare le cose. Non dovete aspettare che noi dall'alto a Roma o a Bruxelles, Strasburgo facciamo le cose per voi. Perché non funziona così. Neanche se avessimo la lampada di Aladino, un intero camion di lampade. Piove anche. Desideri a rotazione, meta desideri, non funziona così. Se qualcuno ha un problema, lui deve essere l'artefice della soluzione. Per quanto riguarda l'energia, noi abbiamo faticosamente messo giù un programma energetico che ha un orizzonte temporale molto lungo, quindi preparatevi a stare in trincea voi e i vostri discendenti per una trenticinquina d'anni, contati male. Quindi è una cosa a lungo termine. Però non dovete pretendere che quel piano energetico, che diventerà un piano, lo portiamo avanti solo noi. Dovete darci una mano, perché siccome noi pensiamo a un'energia democratica, distribuita, senza più le mega centrali, senza più quelle vaccate di inceneritori, un miliardo, perché? Perché tutti i sindaci che ci sono stati in questa città non hanno avuto voglia di fare una cosa molto semplice, la separazione della materia. E così hanno ingrassato qualcuno e hanno speso un miliardo di soldi nostri. Basta con queste stronzate, è ora di dire basta. E quindi si parte dal piccolo. La separazione della materia, alias raccolta differenziata, non deve essere una cosa che arriva lì qualcuno ti dice che la devi fare, la devi sentire qua, nella pancia, e poi qua nella testa. Devi pensare che ogni azione che fai... ogni azione che ciascuno di noi fa ha delle conseguenze. Noi dobbiamo ragionare prima di tutto, attaccare la spina che ci hanno anestetizzato con anni di cagate televisive. Qualunque oggetto, questo è facile, qualunque oggetto ci passa davanti ha una storia, ha un prima e ha un dopo. Noi non dobbiamo vederlo solo in quel momento. Io faccio sempre l'esempio del bicchierino di plastica usa e getta. Il polimero plastico del suo creatore è stato definito un miracolo, un oggetto destinato a durare 700 anni. Allora, se tu lo usi per un secondo al tempo di riempirlo, vuotartelo nella pancia e buttarlo, hai fatto un enorme errore. Ma perché lo fai? Perché nessuno ti ha insegnato la fatica che si è fatta per produrre quell'oggetto e poi nessuno ti ha spiegato che fine farà. Perché tu lo vedi passare davanti agli occhi, perché abbiamo il paraocchi, e poi te ne dimentichi. Allora, quel materiale ha una storia. Viene dal petrolio, viene dal petrolio, dall'industria petrolchimica e petrolifera, quindi le raffinerie servono a quello. E poi ha un futuro. Il suo futuro è l'inceneritore qua a Torino. Vi piace l'inceneritore? L'inceneritore purtroppo è figlio anche del bicchierino di plastica. Quindi il messaggio che io vi voglio dare è che la rivoluzione si fa qui, non si fa a Roma, non si fa a Bruxelles, si fa qui, nel momento in cui tu decidi di cambiare quello che stai facendo. Perché se tu decidi di cambiare, tutti si devono adeguare, la grande distribuzione che non vende più il maledetto bicchierino dovrà cambiare lo standard qualitativo. Chi fa il bicchierino dovrà mettersi a fare qualcos'altro. E non fatevi prendere in giro dal ricatto occupazionale, perché il bicchierino di plastica non c'era prima e non ci sarà dopo, è un errore momentaneo.
non facciamoci fregare degli errori momentanei, perché se no io vi rispondo, allora facciamo bicchierini a vita, no? Se io non posso licenziare quello che sta a fare il bicchierino, facciamo bicchierini a vita. Invece noi vogliamo dare un futuro migliore a queste persone, ma noi glielo vogliamo dare soltanto se lo facciamo tutti quanti assieme, se no questa rivoluzione non andrà. Quindi il messaggio è: a casa, ragionate su tutto quanto e solo così faremo una rivoluzione. Ha parlato, io parlo, parlato il senatore Martelli adesso. Allora, un attimo solo, faccio anche un applauso perché vabbè, se non veramente. No, no, no. Andiamo, Carlo Martelli. Andiamo che... E lui lo conosce da tutti. Buon pomeriggio a tutti. Scusa, signori, se alle vostre spalle ci sono i banchetti per firmare sul referendum, se dopo volete fare un salto ci fate un grande piacere. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Piove governo Renzi. No, grazie, noi veramente non ci stiamo risparmiando. Io spero che sia visibile l'impegno che ci stiamo mettendo da 3 anni a questa parte. Abbiamo ricevuto qualsiasi quantitativo di letame addosso in questi 3 anni da un sistema che evidentemente fa resistenza, ovviamente, perché tante persone perderebbero la loro mangiatoia qualora il Movimento 5 Stelle dovesse vincere qui a Torino, a Roma, in Italia. Perderebbero enormi mangiatoie, si sono divorati le nostre città, tutto quanto, se le sono divorate, Roma l'hanno rasa al suolo. Io vi dico una cosa, lo dico sempre, non credete neanche a quel che diciamo noi, verificate, però prestate attenzione anche alle immagini. Qui siamo in piazza, non c'è un poliziotto e non c'è un carabiniere, non c'è un poliziotto e non c'è un carabiniere. È l'immagine di un paese normale dove ci sono cittadini eletti nelle istituzioni e cittadini fuori le istituzioni, non elettori. Non politici ed elettori, no? Perché vi trattano, ci trattano da elettori, ci trattano no come persone buone soltanto a mettere la X. Io non vi chiederò il voto per il Movimento 5 Stelle per Chiara Appendino che sta arrivando. Verificate il programma, verificate se non è tempo di buttare giù il sistema fassino. Decidete voi, leggete il programma del Movimento 5 Stelle a Torino e poi prendete la vostra decisione. Io so soltanto che non è che noi veniamo da Marte, che veniamo da un altro mondo. Veniamo da questa stessa Italia che purtroppo è stata divorata dalla corruzione. Però abbiamo delle regole interne che riducono drasticamente la possibilità di corruzione e di contaminazione. Sono quelli che ci mandano avanti. E noi sì, le applichiamo con estrema intransigenza. Spesso veniamo anche criticati, prendiamo delle decisioni molto intransigenti, molto dure. Ma guardate che è l'unico modo per mantenere la barra dritta. Tutti i partiti storicamente sono nati con delle ottime intenzioni, con degli ottimi programmi e poi si sono contaminati scendendo nel compromesso. Il compromesso è una cosa bella, diciamo, in un paese normale. Io voglio andare in pizzeria, non voglio andare a mangiare un'altra cosa, scegliamo una trattoria che fa la pizza, è un compromesso. Ma oggi nel paese delle 5 organizzazioni criminali scendere a compromessi con un sistema, questa è mafia, il compromesso, l'accettare qualsiasi cosa pur di arrivare al potere. Candidare anche condannati che ti portano pacchetti di voti per poter arrivare al potere, questa è la logica perversa. Ora, da qui alle elezioni manca poco, verremo bombardati da messaggi colmi di paura. Se ci pensate, qua è in crisi tutto, il lavoro l'hanno distrutto, le pensioni le hanno distrutte, il futuro dei giovani è distrutto, ormai molti giovani decidono quando finiscono l'università, l'unica scelta che hanno davanti è scegliere in quale paese espatriare. Il presente dei cinquantenni, dei sessantenni l'hanno distrutto, perché che fa un sessantenne che perde il lavoro oggi in Italia? Sceglie quale psicofarmaco comprare, perché aumentano le psicofarmaci in questo paese. Guardate, l'unica industria che non entra mai in crisi è l'industria della paura. Io questo lo dico sempre: in Italia aumenta il consumo di droga e si drogano le persone che hanno paura di vivere, aumentano le persone che comprano armi, non la sicurezza, perché hanno paura di morire, e aumentano le persone che giocano nelle slot machine, che si giocano magari parte del loro stipendio per paura di non pagare una bolletta, la ludopatia, le tasse dei disperati. Questa è l'Italia. E poi scopriamo che molte concessionarie di gioco d'azzardo finanziano la politica, perché c'è una fondazione, la fondazione Vedrò, dove c'era dentro sia Alfano che Letta, e che veniva finanziata dalle concessionarie delle slot machine, alle quali poi hanno condonato miliardi di euro di tasse, perché ovviamente sono loro i padroni della politica. Ora Falcone diceva, io mi sbrigo che piove, ditemi se arriva Chiara. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico: verificate chi sono i finanziatori delle campagne elettorali dei politici
politici, perché se capiamo chi gli dà i soldi, capiremo immediatamente che politica faranno. Renzi è finanziato dalla British American Tobacco, lo sapevate, 100.000 euro. Renzi è finanziato dal finanziere Serra, quello che ha un fondo. E chi ci garantisce che alcune manovre che fanno i politici del governo, il governo Renzi, che magari intervengono sulle banche, le fanno diventare SPA cambiando il valore azionario, non le comunichino prima magari a questi finanzieri che gli finanziano la campagna elettorale e magari in cambio hanno delle informazioni fresche fresche per poter intervenire nel mercato e comprarsi quando a un certo punto delle azioni molto basse che poi l'indomani di un decreto magari subiscono un'impennata e diventano hanno un grande valore. Pensate che anche questo è l'enorme conflitto di interessi. Si pensava che non risolvevano il conflitto di interessi perché non voleva Berlusconi, non è così, io ho sempre votato a sinistra in vita mia, sempre, ora li ho visti in faccia e vi dico che l'ipocrisia dei radical chic di sinistra è peggiore addirittura del conservatorismo di quelli di destra. Un avversario conclamato, sai com'è, questi invece ti chiamano compagno, magari all'inizio Fassino, no? Lo diceva, e io mi sento come loro, hanno anche ragione, veniamo dallo stesso mondo, no. Tu vieni dal mondo delle banche, dal mondo della finanza, dal mondo degli inceneritori, dal mondo del cemento. Noi siamo cittadini tra cittadini che sono 3 anni che facciamo il nostro dovere. E se riusciamo a camminare per strada a testa alta, senza un poliziotto di scorta, senza un'auto blu che ci occorre perché non ci occorre nulla, è solo perché stiamo facendo il nostro dovere. Il mio obiettivo principale non è soltanto andare al governo a vincere, andarmene dal Parlamento a testa alta, sapendo che non sono sceso a compromessi con il malaffare. Vi dirò avanti un altro, perché qualcuno di voi qui finirà in Parlamento, è successo a me, a Ivan della Valle, a Laura Castelli, qualcuno finirà al posto nostro. Io sarò fiero, orgoglioso di aver provato, mettendocela tutti, io ce la sto mettendo tutta, a rendere l'Italia un po' migliore di come l'ho trovata entrando nelle istituzioni. Questo è il mio unico obiettivo. Ora il Movimento ha 4 manovre economiche, chiare. Sono delle manovre economiche che creano posti di lavoro, che alle volte cercano di sminuire, le descrivono come assistenzialismo. Io ve le descrivo chiaramente. Uno, il reddito di cittadinanza, costa 17 miliardi di euro all'anno, che è la stessa cifra più o meno del debito pubblico di Roma. Roma ha 17 miliardi di debito, come l'hanno fatto? Per quello hanno paura che entriamo a Roma, perché mettiamo mano al bilancio, capiamo come hanno fatto i debiti, capiremo che a Roma come a Torino, con i soldi nostri, comprano i derivati, che sono dei prodotti tossici bancari, li comprano all'interno delle banche finanziarie di investimento, magari americane, fanno scommesse con i nostri soldi, anziché costruire un asilo in più, scommettono comprando delle azioni e poi scopri sempre che andiamo in perdita. Ecco, mettere mano nel bilancio, sapere come hanno creato debiti su debiti, anche qui in Piemonte, anche qui a Torino, a Roma, è incredibile. Il reddito di cittadinanza costa come i debiti che a Roma, più o meno 17 miliardi di euro, ed una manovra economica. Che significa? Siete dei pensionati minimi con 440 euro al mese, prenderete subito 780, perché 780 euro è la soglia di povertà. Semplice, sei un ragazzo che esce dall'università e non ha lavoro, non puoi scappare a Mumbai in India per trovare lavoro in un call center, devi avere un reddito garantito per poter sopravvivere. Nel frattempo vieni inserito in un percorso lavorativo che creiamo ad hoc, anche perché abbiamo riformato i centri per l'impiego, perché i centri per l'impiego non funzionano, ti presentiamo delle proposte di lavoro, se ne rifiuti 3 perdi il sussidio, è evidente. Ma tu dici, come fai a creare quei posti? È semplice, nel momento in cui i soldi li dai a dei grandi finanzieri oppure li dai per delle opere folli come il TAV, è evidente che non hai nulla, nulla che ti ritorna in cambio. Se tu i soldi li dai a delle persone che vivono appunto con 440 euro, quelle persone, quei 200-300 euro in più al mese, molto probabilmente li spenderanno sotto casa. Sta piovendo, sì, lo so, amen. Io vedo Gaspari tutti i giorni, non sarà 2-4 gocce. Li spenderai sotto casa, giusto? Ok, aprite gli ombrelli. Chiara sta arrivando? Ok, li spenderai sotto casa e quindi rimetterai in circolo l'economia, ovviamente, e creerai dei posti di lavoro. Proteggimi il cellulare con tutti i segreti di Napolitano dentro. Allora, creerai dei posti di lavoro che riuscirai a dare alle persone che ricevono appunto il sussidio, il reddito di cittadinanza. Seconda manovra economica, resistete, io sto resistendo, resistete. Seconda manovra, il sostegno alla piccola e media impresa, la piccola e media impresa che dà persone senza ombrello, che dà lavoro a questo paese. Noi ci siamo, abbiamo creato già un fondo da 15-16 milioni di euro e stiamo sostenendo la piccola e media impresa con il taglio dei nostri stipendi, e questo diventerà legge dello Stato per tutti i politici. Io non vedo l'ora di fare una legge applicata a tutti i politici italiani sul taglio dei loro stipendi, dai quali trovare un fondo per sostenere la piccola e media impresa. 3.
lo diceva Martelli, un piano energetico nazionale, perché sono le rinnovabili che creano lavoro, il petrolio non crea lavoro, creano morte i fossili. Certo non si può uscire da qui a domani, ma si può uscire entro il 2050 se inizia un percorso, se inizia a mettere delle tasse a coloro che inquinano, se inizia a dire che si può uscire dal carbone entro il 2020, ma vi rendete conto che dei paesi scandinavi o la Germania producono più energia solare dell'Italia? Ma stiamo scherzando, è incredibile, dovremmo essere l'Arabia Saudita delle rinnovabili. 4, una vera legge, una vera carta dell'onestà, una carta dell'onestà con tutte le proposte contro la corruzione. Corrompere significa rompere in tanti pezzi, la corruzione ha rotto in tanti pezzi la sanità, distrutta, la pubblica amministrazione, la scuola, ha rotto lo sport, c'è corruzione anche nello sport, dovunque, perché purtroppo è insita anche nel cittadino, purtroppo l'essere umano è imperfetto, ma sono delle proposte certe che permettano di mandare in galera i colletti bianchi. In questo paese i colletti bianchi non ci vanno in galera, non ci sono detenuti per corruzione e concussione, ci sono i poveri cristi nelle carceri, ma coloro che rubano miliardi di euro magari truffando nel sistema bancario, ci sono alcuni banchieri che hanno fatto delle truffe che fanno sembrare i boss di Mafia Capitale, alcuni rubagalline rispetto ai soldi che si sono fottuti. Questi non ci vanno in galera perché hanno grandi avvocati, perché utilizzano la prescrizione, perché aumentare soltanto le pene sapendo che non vanno in galera non serve. Puoi pure mettere 1000 ergastoli, ma se il corrotto non va in galera, corrompere significa rompere in tanti pezzi. Io vi dico, non espatriate, lo dico ai giovani, cospirate con noi, noi siamo una meravigliosa cospirazione. Cospirare significa respirare insieme, veramente, oggi sono questa etimologia. Cospirare, respirare insieme, è quello che stiamo facendo oggi sotto la pioggia a Torino, credendoci. Parliamo con gli scettici, molte persone credono che siamo tutti uguali. Il PD oggi sta, la politica, la linea del PD non è quella di ripulirsi, ma è provare a dimostrare che noi siamo come loro. Non gli interessa dire ripuliamoci, no, ma gli interessa dimostrare il movimento è come gli altri, non siamo come gli altri, candidiamo incensurati, ci tagliamo gli stipendi, non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico e 42 milioni di euro ci avrebbero fatto comodo, oggi avremmo preso noi il palazzetto che a Renzi gli pagano i suoi lobbisti che poi gli ridà gli appalti in cambio, saremmo nel palazzetto pagato con i soldi di tutti i cittadini, sarebbe stato coerente questo? Ovviamente no, il movimento è altro, è questo, un microfono, è voce, è passione, sono programmi. Sono attacchi quotidiani che chiunque del Movimento 5 Stelle riceve, perché essere del 5 Stelle non è facile, non è facile, lo so anche voi, avrete perso degli amici, magari qualcuno, succede, si perdono degli amici, forse non saranno quelli buoni, ma se ne acquisiscono di nuovi, chi sono quelli buoni? Perché è una comunità. È una comunità, lo dico laggiù alle persone, venite con noi, insomma è... Fate parte di questo sogno, è l'unica speranza, fate parte di questo sogno. È arrivata Chiara? No, ancora. Benissimo, io posso continuare. Fate parte di questo sogno, è una cosa meravigliosa essere del movimento. Ti fa guardare la mattina allo specchio, ti metti la cravatta, io mi metto la cravatta per andare in Parlamento come se fosse l'elmetto, tale e quale. Così, però mi guardo allo specchio a testa alta, alla fine mi vado a dormire tranquillo di aver fatto il mio dovere, di aver combattuto per il benessere collettivo, di non essere schiavo di un lobbista che mi ha finanziato la campagna elettorale. Nel 2006 Riva dell'Ilva finanziò contemporaneamente sia Berlusconi che Bersani, contemporaneamente, stai resistendo te. Tu hai l'ombrello, però siccome non me lo metto io non te lo metti neanche te. Bravo. La bottiglia d'acqua. Bravo. Pancia in dentro, petto in fuori, proprio inquadrati. Vi dicevo, finanziò Riva dell'Ilva contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Per lui non era importante appunto la vittoria o dell'uno o dell'altro, l'essenziale è che chiunque dovesse diventare, appunto diventava presidente, poi si doveva ricordare del favore ricevuto, è un classico. E non è un caso che negli ultimi anni sono stati licenziati 7 decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Perché, ripeto, queste persone non sono neanche cattive. Io pensavo che fossero crudeli, invece no, sono anche ingenui. Fanno parte di un sistema, non si rendono conto. Vogliono stare tutta la vita all'interno delle istituzioni e scendono a compromessi pur di restare tutta la vita lì dentro. Io vi racconto un aneddoto divertente, visto che siamo proprio sotto la pioggia. Primo anno io feci un intervento, dissi il PD è peggio del PDL e la Boldrini disse non offendersi, offesero quelli dall'altro del PDL perché
E poi disse: fuori i ladri di Forza Italia dal Parlamento, hanno condannato Berlusconi. Rissa, pagar, un casino, mi vogliono venire a linciare questi di Forza Italia, tutti quanti, poi capirai certi fisici. Come quando hai detto che esatto. Il PD è peggio, il PD è peggio il PD. Esatto, qua, vengono a linciarmi, però tutti i miei colleghi, pure Ivan, davanti, Prestante, praticamente mi fanno da cordone di sicurezza, tutti intorno. Però un deputato di Forza Italia che si chiama Chiarelli riesce a intrufolarsi, sta anche grandinando, perfetto, perfetto, si riesce a infilare e viene minaccioso verso di me, pronto a picchiarmi, si avvicina, lo vedo con la coda negli occhi, spero che mi dia uno schiaffo, così avremmo preso il 3% in un giorno, si avvicina, io alzo le mani, diciamo come segno proprio cambiano, lui viene preso alla sprovvista e le alza pure lui, tutte e due così, e mi dice una frase straordinaria: Di Battista, non generalizzi, mi dice, occhio a questa frase, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. E se ci pensate, è una frase meravigliosa, come dire, non siamo tutti ladri, ci sono anche le persone, benissimo, ditemi chi è, chi non lo è, il problema è che non si rendono conto, è difficilissimo proseguire in questo momento, è complicatissimo, scusate però mi sta facendo troppo male. Mamma mia, oh! Sta arrivando Chiara? Niente. Dai che torna il sole. Questa è una situazione molto difficile. Dai, resistete. Vi dicevo, non si rendono conto, sono molto staccati dalla realtà. Moltiplicatevi, fate parte di questo sogno. Leggete il programma di Torino. Guardate che non stiamo mai mollando. Non molliamo, ma io qui non vengo a chiedere voti. Io sono di Roma. Non mi posso presentare a Torino. Chi me lo fa fare di sabato? Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Tra l'altro, grandi per me che è veloce il sole. Questo è Fassino, le profezie di Fassino. Fassino aveva detto, oggi non piove. Vero? No, ma poi con Fassino, anche col sole, con Fassino non c'era nessuno. Esatto. Comunque ragazzi, se riusciamo ad andare qui a ballottaggio succedono cose incredibili. Fassino perde 3 kg in 2 giorni. Scende sotto la soglia di peso consentito, si ritira e vinciamo per assenza di avversario, evidente, si ritira questo. Ragazzi, non so che dire, proseguiamo. Proseguiamo. Copriti, che mamma mia. Penso Gerardo. Che dici, stoppiamo? Ragazzi, mi sa, occorre stoppare un attimo, proteggetevi in qualche modo. Laggiù mi sentite? Sì, ragazzi, dobbiamo un attimo stoppare, facciamo una pausa, niente, qui al Movimento 5 Stelle piove troppo, attacca.